Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, ci colleghiamo con il presidente del Codacons Cilento, Bartolomeo Lanzara, per tracciare un po' il bilancio delle iniziative che sono state insomma, realizzate in questi ultimi tempi. Bentrovato presidente e benvenuto. Salve, buonasera, grazie. Allora, una serie di iniziative da parte del Codacons Cilento a servizio, insomma, degli utenti, dei cittadini, per sensibilizzare un po' anche le istituzioni. Come procede il vostro lavoro e se ci sono state delle risposte in merito alle segnalazioni, insomma, che avete effettuato negli ultimi tempi? Allora, le battaglie sono tante. Ci siamo occupati della frana Rizzico, perché entro il 31 dicembre di quest'anno, se non vengono sbloccati i problemi burocratici, c'è il rischio di perdere il finanziamento di quasi 20 milioni di euro. La frana Rizzico è conosciuta da tutti, è un problema annoso, e noi come Codacom siamo intervenuti sulla provincia e stiamo cercando di monitorare la situazione. Pare che la provincia debba firmare, diciamo, quello che è di sua competenza, e poi la regione dovrebbe fare, dovrebbe poi preparare il bando per l'assegnazione dei lavori per quanto riguarda questa frana. Quindi diciamo che ci sono buone possibilità. Poi ci siamo occupati della strada Cesso Casalvelino. È una strada che sono 60 anni che non è terminata, è abbandonata a se stessa. Se ne occupò anche il compianto sindaco Angelo Vassallo quando era consigliere provinciale. Famosa viene definita la strada fantasma, perché furono fatti dei lavori ma inspiegabilmente, o meglio, c'è un processo in corso, quindi io non entro nel merito delle questioni, però diciamo i soldi vennero spesi, ma la strada non fu terminata. E quindi ci siamo occupati anche di questo. A sollecitare questo problema è stato anche il sindaco di San Mauro Cilento, il professore Cilento, che e da altri consiglieri comunali sempre dello stesso comune, come Giovanni Petillo, che hanno a cuore la realizzazione di questa importante arteria per quanto riguarda il Cilento interno. Questo consentirebbe a quei comuni interni di arrivare velocemente sulle principali strade del Cilento, sia costiere che la strada che poi porta a Palo da Lucania, e quindi ai servizi del tribunale, ai servizi dell'ospedale, e quindi è di notevole importanza, e la popolazione aspetta da anni questa sua realizzazione. Poi ci siamo occupati del problema degli uffici postali. Molti piccoli comuni del Cilento, soprattutto interno, hanno visto i loro uffici postali chiusi o funzionanti a giorni alterni. Questo in una situazione qual è quella di oggi, con la pandemia in atto, ha creato notevoli disagi soprattutto alla popolazione anziana, perché chiaramente hanno difficoltà nello spostarsi e vari tipi di necessità che chiaramente i giovani non hanno. Abbiamo scritto a Poste Italiane chiedendo un intervento di riapertura di questi uffici postali e cercando di migliorare i servizi e aumentando anche il personale che oggi è all'interno degli uffici. Capita anche che molti postini hanno dei contratti a termine, per cui mentre prima c'era una conoscenza del territorio, oggi molti postini o recapitano in ritardo o non recapitano. Abbiamo avuto anche questo tipo di segnalazione. Uno recapito non ha fatto, insomma, la posta ordinaria, per cui si crea un problema enorme. Quindi abbiamo scritto anche a Poste Italiane e stiamo attendendo le risposte, anche se pare che Poste Italiane, direzione provinciale, si sia già mossa e abbia garantito per aprile-maggio, insomma, un miglioramento del servizio,
è una riconsiderazione degli uffici postali. Poi c'è un problema che noi abbiamo fatto una richiesta, abbiamo chiesto dei chiarimenti per quanto riguarda i lavori che sono stati fatti nel teatro greco del V secolo a.C. di Veglia. È un problema serio, un problema che noi ci siamo posti perché abbiamo ricevuto numerose segnalazioni. Poi i mass media hanno diffuso una serie di foto che erano delle foto molto forti. L'impatto visivo ha generato insomma, nell'opinione pubblica un'indignazione tale per cui si sono mossi non solo l'ordine degli architetti di Salerno, si è mossa anche Italia Nostra, ci siamo mossi noi, che non solo siamo un'associazione ambientalista, ma siamo anche un'associazione nota per le denunce che quotidianamente fa per questo tipo di abusi, soprattutto per quanto riguarda i beni culturali. Chiaramente noi abbiamo chiesto dei chiarimenti, al momento non abbiamo avuto dei chiarimenti da parte del direttore Dudrigel, che adesso andrà via, andrà agli scavi di Pompei, insomma nell'area archeologica di Pompei, perché è stato nominato là come direttore. È intervenuta su questa questione anche la senatrice Margherita Corrado. Chiaramente ti ha fatto una serie di domande mettendo in evidenza soprattutto quello che risalta subito, cioè come se quei lavori fossero stati affidati a persone non competenti per quel tipo di restauro o manutenzione ordinaria, perché al momento personalmente non so che cosa sia avvenuto. Per cui mi limito a dire questo, abbiamo soltanto chiesto dei chiarimenti. Ho avuto una comunicazione del Ministero della sezione seconda in cui mi diceva che non erano competenti e aveva girato tutto al settore competente. Per cui ancora sono in attesa di avere delle cose. La situazione chiaramente è portata avanti anche dalla senatrice, che oltre a essere archeologa è anche componente della Commissione dei Beni Culturali del Senato e insomma è una persona molto competente ed è molto sensibile a questo tipo di tematiche. Poi abbiamo, come Codacons, abbiamo lanciato un'iniziativa, una campagna contro i reati ambientali, contro quelle opere abbandonate da anni nel Cilento, ma diciamo nel tutta l'area del Parco del Cilento. Molto spesso capita vedere degli scheletri di strutture fatte, delle strade rimaste a metà, come quella della Cesso Casalvelino da 30-40 anni. E devo dire la verità, questi sono tutti degli sprechi di denaro pubblico. Perché non è più concepibile, insomma, in un momento del genere vedere queste cose. Per cui ci siamo messi a disposizione della gente per avere le segnalazioni. Dopodiché, come già è stato fatto in passato, presenteremo anche un dossier di queste ecomostre oppure di queste situazioni, diciamo, abbandonate da anni. Ecco, c'è a disposizione, in merito a quello che ha appena detto, un numero di telefono per mettersi in contatto con voi, insomma, per segnalare e mettere in evidenza. Ecco, lo vogliamo ribadire a coloro che stanno seguendo questa intervista? Il numero è 345-77-28260. E poi c'è un'email che è codaconsicilentocomunivellini@chiocciola.com. Quindi possono inviarci anche delle email, però noi siamo presenti in tanti comuni del Cilento, siamo presenti ad Ascea, nel comune, siamo presenti nel comune di San Mauro Cilento, nel comune di Moli della Civitella, prossimamente anche nel comune di Catalonga, siamo presenti nel comune di Ceraso, siamo presenti insomma in gran parte dei comuni del territorio dove noi svolgiamo un ruolo da
a difesa dei cittadini e di quelli che sono gli interessi dei cittadini, cercando anche stiamo cercando anche di fare gli intermediari tra quelle che sono le istanze dei cittadini e i problemi che riscontrano sia negli enti pubblici locali che per quanto riguarda quei soprusi delle multinazionali. Le faccio un esempio. Per esempio, noi riusciamo a risolvere dei problemi senza andare in causa contro le multinazionali, per esempio, per quanto riguarda le telecomunicazioni. Oggi è evidente che ci sono molte persone che hanno dei grossi disservizi dalle grandi compagnie telefoniche. Abbiamo la possibilità con degli strumenti stragiudiziali che sono quelli delle conciliazioni. Chiaramente il Codacons ha fatto una serie di accordi con queste compagnie e quindi riusciamo a chiudere tante situazioni del genere. Questo avviene anche con le compagnie energetiche, perché come lei sa ormai c'è una liberalizzazione, anche nelle compagnie energetiche è stata prorogata la liberalizzazione, ma diciamo ormai quella è la linea. E ci sono un sacco di soprusi, insomma, molta gente si trova in difficoltà. Colgo l'occasione per dire pure di stare attenti alle persone prima di firmare dei contratti oppure di cambiare compagnia. Li invito a verificare o a venire da noi per una verifica su queste cose, perché ci sono molte truffe in giro e molta gente si trova in difficoltà. Da un iniziale, diciamo, contratto dove viene detto certe cose, poi si ritrovano delle bollette enormi da pagare, delle fatture, insomma, delle compagnie che poi devono andare, insomma, si deve andare soltanto, si deve difendere, insomma, in tribunale, e i tempi dei tribunali voi sapete come sono, soprattutto nelle nostre zone, soprattutto nel tribunale di Valle della Lucania, che oggi è al centro, insomma, è stato al centro, insomma, di un articolo che parlava di una causa, insomma, infinita, che non si riusciva a terminare. Chiaramente Codacons si è interessato anche del Tribunale di Valle della Lucania, sostenendo il Presidente dell'Ordine degli Avvocati quando c'era una carenza di organico, soprattutto di magistrati, perché chiaramente anche la giustizia grava su quelli che sono gli interessi dei cittadini. Una giustizia che funziona è una giustizia che chiaramente dà soddisfazioni anche ai cittadini e quindi viene in aiuto. Insomma, le battaglie di Codacons sono tante. Infatti, un'associazione a servizio del territorio che dà risposte, tra l'altro, ai cittadini quando ci sono delle esigenze. Sì. Per quanto riguarda, Presidente, invece la problematica che purtroppo attanaglia il nostro territorio riguardo i cinghiali, di qualche giorno fa, insomma, un'ultima notizia di un incidente stradale per schivare appunto un ungulato, insomma, quindi sulle nostre strade sono sempre più presenti e sempre più pericolosi. Avete anche voi inoltrato una nota stampa, ecco, ci sono dei risvolti? Come cosa non c'è più di un anno che noi combattiamo con questa situazione. Abbiamo fatto una lettera al Presidente Pellegrino invitandolo a organizzare un incontro al parco insieme alle associazioni di categoria degli agricoltori, ma anche dei cacciatori, perché anche i cacciatori possono intervenire fattivamente per la risoluzione di questo problema, perché è diventato un problema ormai insostenibile. Devo dire la verità, e dopo varie sollecitudini, insomma, il direttore del parco mi ha mandato il piano che il parco sta cercando di attuare. Poi sono state messe in campo delle misure, insomma, per le recinzioni, hanno dato dei finanziamenti, c'è il discorso di avviare la macellazione delle carni dei cinghiali che vengono abbattuti, perché anche diciamo i cacciatori selettori che hanno fatto un corso di formazione per cercare di eliminare questo problema dovrebbero andare in funzione, dovrebbero, insomma, avviarsi, e sono cresciuti di numero, però il problema rimane, e anche il problema degli incidenti è un problema che purtroppo è quotidiano. La fauna selvatica, che tra l'altro noi conosciamo tutti i cinghiali,
quando parliamo di danni di fauna selvatica, non, nel nostro territorio non ci sono solo i cinghiali, c'è un aumento per esempio di alcune specie di uccelli che stanno creando problemi agli agricoltori sia per quanto riguarda la coltivazione dei vigneti, sia per quanto riguarda la coltivazione dei pigheni, perché voi sapete benissimo che il Cilento, la sua economia agricola punta principalmente al figo bianco del Cilento, alla valorizzazione del figo, insomma, al vino. Oggi c'è ci sono numerosi vigneti, anche degli ottimi vini che vengono prodotti nel Cilento. E poi chiaramente c'è il problema dei castagni, poi c'è il problema degli uliveti. Allora, ci sono una serie di animali che poi vanno a creare una serie di problemi. Quindi uccelli, poi ci sono i cinghiali che sono quelli che rappresentano il problema più grosso. Mo cominciano a uscire fuori, anche soprattutto nelle montagne, il problema dei lupi, e poi ci sono addirittura delle bande di cani selvatichi, che sono quei cani che abbandonati, perché c'è anche questo fenomeno nell'area parco, c'è l'abbandono dei cani che poi chiaramente col tempo si selvatichiscono e attaccano sia l'uomo sia che gli animali. Quindi una serie di problemi. Ripeto, per quanto riguarda il cinghiale rimane adesso il problema degli indennizzi. Alcune misure sono state prese, alcuni provvedimenti sono stati insomma avviati, però il problema degli indennizzi è un problema che deve essere assolutamente rivisto. Non è concepibile dare degli indennizzi ridicoli su delle richieste di indennizzo di ettari di terreno. Quindi bisogna dare la giusta proporzione e una risposta celere e veloce da parte delle istituzioni. Bene, allora Presidente, abbiamo tracciato un bel bilancio delle attività della sua associazione proprio per informare i telespettatori di Cilento Channel sulle attività svolte, ma anche sul continuo lavoro quotidiano che il Codacons Cilento svolge appunto per il territorio. Sicuramente ci risentiremo nei prossimi giorni e ci manterremo in contatto per capire quali le risposte insomma che daranno le istituzioni, anche insomma su una delle ultime note stampa appunto che riguarda il teatro di Velia, e quindi per capire come al Senato insomma andrà a finire questa situazione. Io la ringrazio per averci dato la sua disponibilità e le do appuntamento ad un prossimo focus sempre sul canale Cilento Channel nei prossimi giorni, se lei vorrà insomma. Grazie a lei, gentilissimo, e faccio i miei migliori auguri a tutti quanti i collaboratori, al direttore e ai giornalisti di Cilento Channel, che è sempre presente nelle denunce del Codacons e nelle iniziative del Codacons. E grazie. Mi consente anche un saluto al vostro collaboratore Romualdi, Daniele, che è uno di quelli che mi segue in tutte le cose. Grazie. Grazie a lei e buon lavoro. Grazie, arrivederci.